Allora, professore, mi dica una cosa, che effetto le ha fatto? Abbiamo visto due o tre cose molto importanti in queste ultime ore. Abbiamo visto quel volto, Matteo, il paziente 1, abbiamo visto quel numero, meno 20, per la prima volta gli ammalati scendono dal 21 di febbraio e abbiamo visto questa mattina, non so se l'ha visto anche lei, un lungo post del presidente Conte che ci dice che il 4 di maggio si riapre, cosa che non aveva mai detto finora. Mettendo insieme questi tre fattori che si è fatto, poi vado a salutare anche i miei ospiti politici, che in questa fase sono molto pazienti perché sanno che mettiamo al centro del dibattito il parere dei medici, ma arrivo subito. Professor Bassetti. Allora, quello che lei vede adesso tramutato in dei numeri, noi in qualche modo come medici lo avevamo già percepito nelle ultime 2 settimane, cioè in qualche modo eravamo arrivati a una fase, se si ricorda, ne abbiamo già parlato di plateau, ma vedevamo una discesa. Quello che abbiamo percepito oggi non è soltanto una riduzione del numero dei ricoveri, ma anche della gravità dei ricoveri stessi, cioè arrivano meno pazienti e quelli che arrivano sono meno gravi di quello che succedeva 2 o 3 settimane fa, come se avessimo raggiunto un picco di gravità in cui sono state colpite, ahimè, persone più fragili, persone più anziane, e oggi stiamo vedendo una fase discendente con una complessità decisamente minore. Questo dimostra che tutto quello che è stato fatto a livello nazionale, a livello locale, ha funzionato. Il distanziamento sociale e le altre misure. Quindi abbiamo percorso una strada lunga che però ha dato dei risultati e quindi è giusto oggi guardare al futuro con un ragionevole Ecco, ottimismo. e quindi è giusto cominciare a dire che il 4 possiamo tornare. Sappiamo bene che la vita sarà diversa, lo voglio sempre ricordare e dire, nessuno di noi pensa ormai che tornerà a fare quello che faceva prima. Però certo, l'idea che il 4 di maggio usciamo di casa, lei capisce bene che ci cambia la percezione, professore? Quello che io le posso dire è questo, io faccio il tecnico e il tecnico guarda le evidenze scientifiche, guarda i numeri e dà dei consigli che, come avrà notato anche lei, non sono sempre tutti in perfetto accordo i tecnici, però la decisione se aprire Mi o fa chiudere piacere non che lo deve dica essere lei, perché lasciata ai l'avevo tecnici, notato, questo ma è un cercavo errore, di la tenermi decisione è sgliscia. politica. Non sono in perfetto accordo, sono d'accordo con lei, sì. Noi possiamo dare dei consigli, giusti o sbagliati, la maggioranza delle volte devono essere giusti, guardando l'evidenza scientifica, ma poi la decisione di chiudere o di aprire non dipende da noi, non dipende dai tecnici, dipende dalla politica. La politica ascolta e poi prende una decisione. Per cui io mi auguro che se la politica deciderà di aprire lo farà prendendo in considerazione i pro e i contro di questa decisione. Allora, voglio